gafle iene, i calciatori e le elezioni del 4 marzo, cos'è successo? Non è la prima volta e non sarà certamente neanche l'ultima che alle Iene si commetta una gaffa di rilevanza notevole. L'ultimo a cadere nella trappola che egli stesso aveva preparato per i calciatori è stato l'inviato Nicolò De Vitis, che ha intervistato diversi protagonisti del nostro campionato sulle elezioni del 4 marzo. Da Leonardo Bonucci a Gigio Donnarumma, da Claudio Marchisio a Daniele De Rossi, passando per atleti anche stranieri, la Iena li ha interrogati sulla politica chiedendo loro di riconoscere qualche partito o come votare sulla scheda elettorale. La domanda che più ha messo in crisi i calciatori è stata: per cosa si vota il 4 marzo? E per facilitare la risposta De Vitis ha accennato a un per eleggere il pre, e ha concluso con il presidente del consiglio. Grave gaffe, le Iene non si accorgono di nulla. Furioso il popolo del web. Ovviamente il popolo non può eleggere il premier, bensì alle elezioni del 4 marzo gli italiani sono stati chiamati a votare per scegliere i membri del Parlamento. La clamorosa gaffa delle Iene non è passata inosservata sui social, tanto che in men che non si dica sono piovuti cinguetti al vetriolo contro l'inviato che ai noi è salito in cattedra come un maestrino, quando invece avrebbe potuto, lo suggeriamo bonariamente, fare 5 minuti di vergogna. Sono soltanto alcuni dei messaggi rivolti a De Vitis dopo la grave gaffe commessa alle Iene. Guarda la foto,